Le verifiche che sono state fatte nel territorio veneto sull'applicazione della misura 214i hanno evidenziato che l'agricoltura conservativa e la copertura continuativa del terreno riescono effettivamente a ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e a migliorare i terreni. Questi miglioramenti ambientali possono anche apportare un miglioramento tecnico ed economico per le aziende agricole, perlomeno in alcune condizioni. Abbiamo avuto dei problemi di applicazione nei terreni, soprattutto limosi. Resta di positivo per la natura e per l'uomo un miglioramento della fertilità dei terreni e una riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura, quindi una minor pressione sulle acque e sui terreni stessi. Se l'applicazione dell'agricoltura conservativa e della copertura continuativa del terreno con le cover crops continuerà, questi risultati saranno consolidati. L'importante è che queste tecniche diano un miglioramento anche economico alle aziende agricole.